Allora, si sono messi d'accordo sul contratto di governo, in realtà ci sono ancora delle limature da fare, insomma non riusciamo ad entrare nei dettagli di tutto quello che c'è scritto in queste 40 pagine, ma di due cose vi vogliamo parlare perché danno il senso della trattativa che stanno facendo due partiti che, è bene ricordare, si sono presentati alle elezioni come concorrenti, cioè Lega e Movimento 5 Stelle. Sull'economia passa la flat tax, ormai è sicura. Se dovesse passare il governo, non si sa ancora chi è il premier, ma si sa che ci sarà una tassa piatta, una al 15% e l'altra al 20%. Non passa invece la riduzione fiscale per le imprese prevista al 15%, che sarebbe stato una bella bonanza per le imprese italiane. Passa il reddito di cittadinanza, 780 euro, ma, e la notizia dell'ultima ora, non ha vita e solo per 3 anni, oltre a tutte le condizioni che comunque c'erano già nella proposta del Movimento 5 Stelle. La Fornero viene superata, il numero magico è 100, se hai 60 anni e 40 anni di contributi vai in pensione. Tutto questo costerà 5 miliardi, non è ben quantificabile quanto costerà la flat tax, mentre sul reddito di cittadinanza parlano di 15 miliardi più 2 per la riforma dei centri di impiego. Ve la faccio semplice, servono un sacco di quattrini e per farlo bisogna scorporare, dicono i nostri nuovi probabili governanti, gli investimenti dal deficit. Una cosa piuttosto paraventa, ma non del tutto inedita. Rientra la TAV, nonostante il Movimento 5 Stelle abbia detto che la Torino-Lione non si deve fare, invece probabilmente si farà, anche se si deve ridiscutere e vai a capire come. Così come sull'Ilva non si capisce bene come riconvertirla. Insomma, ci sono tanti punti che devono essere chiariti dal governo, ma limato dopo limata riusciranno ad arrivare al contratto. Resta solo un dubbio: il premier chi lo fa?